Sono sul fondo già da un minuto, ma nessun pesce si è ancora avvicinato. Eppure, in lontananza, si vedono sia cefali che saraghi. In questo caso, però, c'è solo una cosa da fare: muoversi dal proprio nascondiglio. E così, lentamente, comincio ad avanzare sulla scogliera e cerco di mirare a due cefali che nuotano in direzione opposta. Ma all'improvviso, da dietro la roccia, sbucano altri due pesci, del tutto ignari della mia presenza. Il tiro è facile e riesco a centrare perfettamente questo cefalo.